Ciao a tutti e benvenuti al canale Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostrerò come fare delle forme di gelato totalmente diverse. Come potete vedere, l'ho comprato al supermercato con queste forme un po' stravaganti e oggi faremo un esperimento e vedremo in effetti come verranno fuori queste forme per creare i nostri ghiaccioli. Ovviamente ho comprato due smoothie, vedete, uno arancione e uno rosso. Ovviamente quello rosso, vediamo, leggiamo un po', contiene un po' di frutti rossi, la mela, l'uva, la banana, mentre l'altro ha sempre la mela, poi ha il mango, il frutto della passione, insomma un po' un mix di colori. Allora, come prima cosa togliamo i nostri bastoncini e riempiamo molto delicatamente, facendo attenzione a non uscire dalle forme, le nostre formine con gli smoothie. E rimettiamo a posto il nostro bastoncino e ricopriamo ulteriormente. No, è andato un po' fuori, però non c'è problema. Vedete, il terzo lo mischiamo per vedere un po' come viene questo mix di colori. Spingiamo bene dentro i bastoncini e ricopriamo ancora un po'. Ok, come potete vedere i nostri ghiaccioli sono pronti per essere messi in frigo. Dovranno rimanere in frigo almeno 2 ore, così gli diamo il tempo di raffreddarsi meglio. Eccoli qua. Allora, come potete vedere, li abbiamo tolti dal freezer e quindi adesso piano piano dobbiamo cercare di farli uscire dalle loro forme. Allora, ovviamente servitevi di un piatto per essere più comodi, per non sporcare in giro. Allora, monto pianino, alziamo un attimo i bordi per primi. Ok, il primo è andato. Poi abbiamo il secondo, eccolo qua. Ecco, per il terzo c'è un po' di problemi perché si è un po' incastrato, però piano piano, eccolo qua, così è pronto anche il terzo. Eccolo qua. Ecco, come potete vedere sono venuti veramente bene. Anche questo mix di colori mi è piaciuto molto. Ora puliamo un po' il bastoncino perché mi è andato un po' di smoothie anche nella parte del bastoncino, quindi per non impiastricciarci tutte le mani è meglio pulirli. Puliamo anche questo qui. Ovviamente, come potete vedere, si stanno già un po' sciogliendo perché magari devono rimanere in frigo un po' di più, anche perché la luce li fa sciogliere. Ovviamente queste formine mi piacciono moltissimo, danno anche un'aria natalizia se volete, perché forma di albero, poi con le stelline. Ovviamente siete liberi di comprare le formine che più vi piacciono e le più originali secondo voi. Se vi è piaciuto il video regalatemi un mi piace, non dimenticate di abbonarvi al nostro canale e guardate anche gli altri nostri video con le ricette, e ci vediamo sempre qui su Do It Yourself la prossima volta. Ciao!